a tutti ragazzi, bentornati sul mondo virtuale Official Channel. Buon 2018 da Maga e Dalma. Questo è il nostro primo video dell'anno. Che bell'anno 2018, mi piace da morire. Chissà che sia un bell'anno produttivo. Sì, penso proprio di sì per me. Sì, perché a giugno il nostro Maga si sposa. Si sposa, quindi siete tutti invitati. No. Ecco, è un bell'anno, un bell'anno. E cominciamo quest'anno con la ultima tartaruga. Raffaello, bellissimo, non vedo l'ora di aprirlo. Adesso vi spiego da dove viene e poi lo apriamo. Si apre. Raffaello è la testa calda delle Ninja Turtles. Impulsivo, coraggioso, abile e combattente, le sue armi preferite sono i sai ed indossa una fascia di colore rosso. Non si tira mai indietro di fronte ad un combattimento ed il suo migliore amico è l'umano Casey Jones, con cui condivide molti aspetti caratteriali. Ecco il nostro mitico Raffaello assemblato, è fighissimo questo video. Secondo me a livello di classifica si posiziona al secondo posto dopo Lunar. Primo. Secondo solo perché ha i... sai come si chiamano? Dimmi tu, lo sai? Lo sai? Sai come si chiamano? Perché non ha i sai in metallo come le spade di Leonardo. Però sorvolando questa piccolissima cosa è... Magic! Diciamo che è bellissimo. È semplicissimo da assemblare, base, corpo, due mani, fine. Abbiamo tirato su il polistirolo top della scatola, abbiamo visto che era già tutto unito. Ok, meglio di così. Entra tutto come il burro, perfettamente, appoggia perfettamente e io direi di iniziare subito l'analisi perché questo pezzo spacca di brutto. Sì, la base qui è veramente resa come nessun'altra delle altre tre. Sì. Qui abbiamo una parte relativa alla melma, quindi alla fogna, e una parte stupenda con la gratta, che veramente stacca tantissimo e ma Maga, so che vuoi parlare della melma. Sì, perché mi ha colpito tantissimo sia l'effetto di ombre dentro la melma, che dà un effetto proprio di profondità quasi, più queste bolle che ci sono, che rendono la melma vera. E diciamo che l'uscita della melma dalla grata è la migliore fatta, anche se nel rivolo che scende c'è questo stacco dove appunto la base si è attaccata alla parte superiore e quindi diciamo che però siamo qua a 2 mm, si vede, voi da lì probabilmente non avete neanche notato. Quello lo farai notare tu con un close up. Esatto. E la tubatura, come nelle altre, è resa benissimo, bene, sì, ammaccata, un po' arrugginita in alcune parti. Però, insomma, in vero sei stile. Proprio l'unica cosa. Ma proprio sarebbe stata over the top se la grata fosse stata proprio bucata fuori per fuori fino a sotto. Sì, però molto... è una cavolata, cioè è bellissima così, rende benissimo l'idea e mi piace, è una delle basi che preferisco. Passando al nostro Raffaello, è qualcosa di magnifico. Allora, prometto che Michelangelo e Raffaello sono i miei preferiti. Raffaello mi è sempre piaciuto perché sono tutto rosso anche adesso. Mi piace il rosso come colore, essendo lui la tartaruga rossa per eccellenza, era la mia punta di diamante. Però, tanta roba. Dopo un Donatello che forse a livello di colore, della pelle, delle squame eccetera, ci aveva lasciato un po' perplessi, qua invece ritorniamo al Leonardo, cioè è reso da Dio. Ma le guarda fasce, che bella sia la garza nei piedi che le protezioni nei gomiti, nelle ginocchia, ma tutto, anche queste squame di un colore più acceso, più osseo, chiamiamolo così. Bellissimo anche le unghie fatte bene, mi piace tantissimo. Anche il busto, ma guarda che busto, con il nero dentro, con l'effetto cioè si vede proprio che è il più muscoloso, è il palestrato. È più cattivo, poi il guscio è eccezionale, perché anche qui richiama un po' quelle macchie nere, quelle sfumature nere, tutto nella cornice del carapace. Ma in più ci sono anche delle crepe, dei tagli, perché come sappiamo tutti e sapete anche voi,
Raffaello è quello che si butta subito nella mischia, è il tank del gruppo, sì, sì. Non ragiona, si butta in mezzo, infatti si prende tante di quelle legnate. Ma ne dà tantissime. E ne dà anche tantissime. A me piace anche tantissimo nelle braccia queste scagliette che sembrano proprio un'armatura quasi. Esatto, come ossea. Le alette di Batman, esatto. Quasi. Ma infatti proprio è un tank, lui entra anche a gomitate se può. Però le scagliette sono le meglio realizzate di tutte e quattro, sì, perché sì. Anche Leonardo ne aveva ed erano fatte bene, però lui... Ah, lui è il più pompato, il più gasato, il più... No, più gasato magari no, ma però è più gasato fisicamente. Sì, è esatto. Un armadio e due ante con il guscio. Esatto, anche la posa in questa proprio... Modespiezo, esatto, ringhiante, cattivo, e mi piacciono da morire i guantini. Sì, i guantini sono ma ci stanno da morire i guantini. No, qua non fate arrabbiare Raffaello, mi raccomando, perché sennò peggio per voi. Ma anche è bellissima tutta la figure con questo movimento, anche la bandana, la cintura, hanno un effetto vento come movimento, come Raffaello è arrivato incazzato, cioè esatto. O sta partendo oppure è appena atterrato praticamente, esatto. Saltando, quindi complimenti a Saisho qua, secondo me ha fatto veramente centro. E come non parlare della testa, con questo ghigno, con questo ringhio cattivo, la fascia rossa ben dipinta, sporca, logora, ma comunque ben definita, non ci sono sbavature di nessun tipo, gli occhi come al solito bianchi, anche all'interno delineati bene, manca cosa aggiungere? Che la testa è già attaccata al busto, quindi non c'è nessun distacco collo-testa, quindi perfetta al 100%. Promossa no a pieni voti, di più partiamo con questa statua nel 2018 con il botto. Parliamo anche, Maga ha accennato, dei gap, non so se avete notato, ma i guantini in realtà sarebbero staccati, ma quando andiamo ad assemblarla di gap non se ne vede neanche. Zero, è mascherato benissimo, quindi ottimo, ottimo veramente. Una cosa di cui non abbiamo mai parlato nelle altre tre tartarughe, ma ve lo diciamo adesso, ogni tartaruga ha anche un exclusive, 500 esemplari per ogni exclusive, ogni tartaruga ha la testa intercambiabile con la fascia rossa, perché all'inizio, all'alba delle tartarughe ninja, tutte e quattro avevano la fascia rossa, poi solo con l'avvento dei cartoni animati, eccetera, hanno cambiato colore. Però voi vi chiederete, ma Raffaello, lui ce l'ha già rossa? E infatti la exclusive di Raffaello non ha altro in più che la maschera di Casey Jones da appoggiare sopra la grata. Prossimamente poi faremo anche un video sul diorama completo delle quattro tartarughe, direttamente da casa di Daima, magari in mezzo a un vlog, e vi mostriamo quanto belle sono tutte e quattro le tartarughe assieme. Se sono belle da sole, il gruppo aumenta in maniera esponenziale la loro bellezza. Eccoci ragazzi, siamo giunti alla fine di questo video. Come sempre vi invitiamo ad iscrivervi al Mondo Virtuale Official Channel sia su Facebook che su YouTube. Come l'anno scorso, ma di più ancora da quest'anno, cliccate la nostra mitica campanella, che con una bella saiata, se così si dice, attivandola restereste sempre aggiornati in tempo reale sull'uscita dei nostri video. Sul nostro canale facciamo unboxing, review di statue, guide di lettura sui fumetti, consigliamo fumetti, film, serie TV, Harry Potter, console, eccetera. Mandate a vedere i nostri video passati, ragazzi, condivideteli e fateci conoscere, perché la famiglia del Mondo Virtuale Official Channel sta crescendo, sta diventando veramente grande, siamo felicissimi, e più gente ci conosce, più voglia abbiamo di far video più fighi, video più lunghi, video più nuovi, più sul pezzo, e tutto questo solo grazie a voi. Poi vi ricordiamo anche che la famiglia non sta crescendo solo qui su YouTube, ma anche su Facebook. Andate lì, perché lì condividiamo immagini, video, notizie e quant'altro dal mondo nerd, che tanto già piace, tanto già passiona. E perché questo mondo figo, divertente, colorato, spensierato, che ti fa piangere il portafoglio, perché bisogna dire una roba negativa, no? C'è sempre il mai in queste cose, ecco, bellissime. Però con questi video abbiamo visto che tanti si sono appassionati sia di statue che di fumetti, eccetera, quindi siamo felicissimi di questo. In questo 2018 pomperemo tantissimo su questo canale, metteremo tantissimi video di svariati argomenti, e se voi ci supportate, se voi ci seguite, noi faremo sempre e comunque del nostro meglio. Ricordo, ecco, lo dice lui, perché ricordo, lo dico io, ricordo, ma lo dice dai, lui. Ricordo che sono anche su Instagram, se avete voglia di seguirmi anche lì ne sarò felicissimo, e metto una foto nerd buffa divertente praticamente ogni giorno.
E Dime, vuoi dire l'ultima cosa sui link sotto nella descrizione del filmato? Sì, perché voi non lo fate mai, ma se cliccate una freccettina che c'è sotto qua, si apre la lista della descrizione del filmato, dove trovate i link utili per seguire me e Maga direttamente e per supportare il canale. Quindi ragazzi, mi raccomando, iscrivetevi, condividete i video, lasciate un bel like, un commento e ci vediamo a un prossimo video. Ciao ragazzi! Ciao a tutti! Ok, stasera filmetto leggero.